Allora, se noi vogliamo ottenere un moto traslatorio, ecco, un quadrilatero più o meno con queste dimensioni ha una traiettoria all'incirca di questo tipo, che è abbastanza utile nelle applicazioni, no? Nelle macchine automatiche per l'avanzamento di oggetti. Poi daremo uno schema che è più vicino alla parte costruttiva, quindi ci muoveremo un po' di più dallo schema cinematico verso l'applicazione. Allora vi dicevo, la traiettoria qualitativa naturalmente è una cosa di questo genere, ha una forma un po', diciamo, triangolare, no? Quindi all'incirca una traiettoria di questo tipo, che è molto utile nelle fasi di avanzamento, no? Immaginate di avere un dente della parte mobile, per esempio, rappresentata dal pollice della mia mano, quindi ho un avanzamento, vediamo di essere un po' più fedeli, se io avessi questa velocità angolare omega 2 del punto A, avrei questa velocità angolare se queste 2, queste 3, queste 4 telaio 1, questa sarebbe la omega 3, quindi la velocità istantanea del punto di biella sarebbe rappresentata, no? Da questo vettore, ci siete? Quindi, come sarebbe il moto di questo elemento? E all'incirca vedete rettilineo, no? Comunque abbastanza orizzontale, e poi va scomparsa sotto e rispunta sopra. Quindi è un tipico movimento che può essere utile nella progettazione di macchine automatiche, eh? In particolare per l'industria manifatturiera. Bene, però a noi interessa spesso, per queste applicazioni, non soltanto la traiettoria di un punto, ma a noi interessa il movimento di un corpo rigido, e questo movimento deve essere traslatorio, perché altrimenti io potrei far muovere, no? Un elemento di avanzamento alla volta, se io ne faccio muovere di più, ben venga. Andiamo avanti e la cosa diventerà più intuitiva. Quindi, per risolvere questo problema, mi interessa avere un moto traslatorio con queste traiettorie. Allora, possiamo procedere come fatto prima, cioè tenendo conto che esistono altri due quadrilateri affini a questo che generano la stessa traiettoria e quindi ottenere, come fatto prima, un esalatero. Ma posso ragionare anche in un altro modo, cioè vado a raddoppiare il quadrilatero di partenza, giusto? Cioè, se io qui copio, vado a replicare questo quadrilatero che mi garantisce questa traiettoria desiderata, lo copio qui, ottengo lo stesso risultato. Va bene? Ed è quello che andiamo a fare, seppure apportando poi delle modifiche. Questo è B0', questo è A0'. Come detto prima, vado proprio a copiare, mediante imponendo un modo di traslazione rigida l'intero quadrilatero, e ottengo qualcosa di questo genere. Questo punto è B', e questo è M'. Ho messo in pratica quanto vi ho appena detto.
ok? È naturale che questa è una nuova cerniera fissa, questa è un'altra cerniera fissa, è ovvio che il punto M' traccerà una traiettoria che è identica a questa, è lo stesso quadrilatero, no? Bene, allora che cosa posso fare? Diciamo una prima considerazione, ma abbastanza immediata e banale, è quella di lasciare le cose come stanno. Cioè, mi spiego, tenere i due quadrilateri separati, però attenzione, perché se io voglio un movimento in fase in questo punto ed M', è naturale che queste velocità angolari devono essere uguali e tenute in fase, ovviamente. Giusto? Perché anche se io ho lo stesso quadrilatero, ma questi due quadrilateri non sono in fase, e questo punto M in questo quadrilatero si trova qui, in quest'altro quadrilatero magari si trova più avanti o addirittura sotto, quindi ottengo tutt'altro che un moto puramente traslatorio, quindi è molto importante che siano perfettamente in fase. Però io potrei pensare di utilizzare un unico motore con una doppia trasmissione in parallelo, per esempio a catena, no? In modo tale, certo, una trasmissione a cinghie trapezoidali già sarebbe un po' meno affidabile, no? Perché perderei la fase, o al limite una cinghia dentata, potremmo pensare. Beh, possiamo un po' aguzzare l'ingegno per trovare la soluzione. Però sicuramente possiamo fare di meglio. Possiamo fare di meglio, e poiché a me interessa un moto puramente traslatorio secondo queste traiettorie, sicuramente posso andare a lo schema che facciamo lo aggiungiamo dopo, quindi posso andare a congiungere M del M' con un unico link, ok? Ma se congiungo MM' con un unico link, perché a me interessa il moto traslatorio di questo elemento, perché a questo elemento posso pensare di andare a mettere dei denti, no? Dei denti che hanno la funzione di avanzamento di oggetti. Cioè, posso pensare di andare qui ad inserire degli elementi di questo tipo, immaginate che sopra ci sia un nastro trasportatore che trasporta gli oggetti, va bene? Con questo movimento io riesco a far avanzare degli oggetti, ci siete? Avanzano questi oggetti in contemporanea, in fase, va bene? Con una certa corsa che corrisponde sostanzialmente a questo tratto circa rettilineo. Ma il meccanismo è ancora abbastanza complicato. Io voglio ottenere lo stesso risultato, chiaramente con il meccanismo più semplice possibile. È ovvio, quindi è inutile portarmi appresso dei link ridondanti, se li posso eliminare, ben venga. Ed è esattamente quello che possiamo fare. Perché io sono andato ad unire M ed M', ma è naturale che posso andare ad unire anche B e B'. Con un altro link. Nel fare questa ulteriore operazione, io posso eliminare degli altri link sulla falsa riga di quanto fatto prima. Cioè, questa manovella la faccio fuori e faccio fuori anche questa sporgenza qui. In conclusione, da questo ragionamento, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati ad aggiungere, e questa è una cosa che si fa spesso, quando si vuole ottenere un moto traslatorio, siamo andati ad aggiungere
un doppio parallelogramma articolato al quadrilatero di partenza. Quindi il quadrilatero di partenza è preposto alla generazione della particolare traiettoria di interesse. Il doppio parallelogramma articolato garantisce il moto traslatorio. Va bene? Quindi, fermo restando il quadrilatero di partenza, che ve lo lascio disegnato qui, qual è il doppio parallelogramma articolato? È questo. B0B, BM. B0' B'M'. BB' ed M'. Naturalmente anche questo, che però è il link fisso. La figura in rosso non è nient'altro che un doppio parallelogramma articolato che, come vedete, è stato costruito sul quadrilatero di partenza. A conferma del fatto che il quadrilatero di partenza garantisce questa traiettoria, il doppio parallelogramma garantisce il moto traslatorio. Ok? Con questo ragionamento noi possiamo facilmente generare dei moti traslatori. Immaginate tutti i quadrilateri che abbiamo esaminato quali generatori di moto, di traiettorie rettilinee, no? Esatte o approssimate. Basta accoppiare a quei meccanismi un parallelogramma articolato o un doppio parallelogramma articolato e noi, a partire da quelle traiettorie, otteniamo dei moti traslatori. Allora, in conclusione, voglio farvi un esempio applicativo che è presente in agricoltura, come le macchine imballatrici, che sono delle macchine molto complesse dal punto di vista meccanico. Va bene? Perché? Perché devono essere delle macchine robuste, affidabili, perché lavorano naturalmente in un ambiente polveroso, sporco, all'aperto, e quindi devono essere in grado, ripeto, di essere robuste e soprattutto affidabili. E allora, in questo caso andiamo a applicare il teorema di Robert Chebyshev. Allora, andiamo a fare questa figura, che è l'ultimo esempio di oggi. Questo è a zero. Questo è B0, e questo è il punto M, quindi questo è il quadrilatero di partenza. Andiamo a applicare, facciamo per rendere la figura più... Il membro motore è questo, quindi questo è 2, 1, questo è 3 e questo è 4 come quadrilatero di partenza. Immaginiamo che
il membro motore sia 2, quindi vedete quanto molto spesso si verifica la situazione di manovella bilanciere, no? È un classico, no? Perché sulla manovella noi andiamo a posizionare la trasmissione primaria, cioè l'ingresso del movimento, e molto spesso ci torna utile avere un bilanciere che mi garantisce appunto dei movimenti un po' particolari nel piano. Allora, la manovella è questa, quindi questa è la omega 2, il centro di istantanea rotazione, il centro di istantanea rotazione di 3, come vedete, siccome questo punto A ha questa traiettoria, il punto B ha quest'altra traiettoria, viene a coincidere proprio con B con 0 in questa configurazione. Viene a coincidere con B con 0 la traiettoria di questo quadrilatero, qualitativamente si presenta in questo modo. Presenta qualitativamente in questo modo, come vedete, ha la forma più o meno di una campana, no? Però già ci ricorda un movimento, no? Di questo tipo, cioè che determina appunto l'avanzamento di un qualche cosa, no? Questo è un meccanismo che viene utilizzato nel carico appunto del fieno, no? Quindi ha questo movimento di carico. Poi, come al solito, ci avvicineremo per quanto possibile alla soluzione costruttiva. Allora, andiamo ad applicare il teorema di Robert Chebyshev a questo quadrilatero con l'obiettivo di ottenere un moto traslatorio con traiettorie di questo tipo, così da avere dei denti, un po' come accadeva qui, per l'avanzamento di questo materiale che chiaramente è disposto alla rinfusa, quindi è come se uno lo facesse a mano, in sostanza, ok? Perché poi le macchine automatiche non servono altro che a sostituire l'uomo in particolari operazioni, quindi il punto di riferimento iniziale è ciò che farebbe l'uomo al posto della macchina, come riferimento iniziale. Benissimo. Allora, teorema di Robert Chebyshev, questo è il punto M, andiamo a costruire uno dei due quadrilateri affini a quello di partenza, quindi vado a fare questa costruzione, quindi la parallela a BM, passante per B0, quindi la parallela a BM passante per B0, e poi quest'altra parallela al fine di individuare questo punto che è l'equivalente del punto D, così l'abbiamo indicato fino ad ora nell'applicazione del teorema di Robert Chebyshev. Ora, sul link BM noi dobbiamo andare a riportare il triangolo di Biella. Il triangolo di Biella, dove questo è l'angolo alfa e questo è l'angolo beta. Va bene? Questo è alfa e questo è beta. Lo devo riportare su MD, dove alfa va su M. Ricordiamoci il diagramma di Cayley. Quindi alfa va appunto su M. Se alfa va su M, beta va su D, quindi questo è un angolo ottuso, e qualitativamente individuiamo quest'altro punto e lo indichiamo con la solita lettera, come fatto fino ad ora. Ok? Quindi questo è alfa e questo è beta. Stiamo costruendo uno dei due quadrilateri affini a quello di partenza. Quindi ho trovato F. A questo punto, senza costruire il terzo quadrilatero affine,
noi sappiamo la proprietà del triangolo dei perni, quindi la cerniera è zero, la possiamo trovare subito, no? Dobbiamo semplicemente riportare questo triangolo di Biella su A0B0 e di conseguenza individuiamo il terzo vertice del triangolo dei perni, cioè la cerniera fissa. Ok? Dove alfa va su A0, che è un angolo acuto, questo è alfa, e poi abbiamo l'angolo ottuso in B0, che sarebbe l'angolo beta, e quindi individuiamo questo punto che è E0, che è angolo dei perni, questo angolo è beta. Avendo trovato E0 lo unisco con F ed ho ottenuto un quadrilatero affine. Il quadrilatero affine che abbiamo ottenuto, lo vado a rimarcare, sarebbe 0F FB, che ruota intorno a B con 0 fisso, e il punto M della biella di questo quadrilatero affine naturalmente coincide con quello iniziale. Ok? Questo è quello che abbiamo ottenuto. A questo punto andiamo ad applicare il procedimento che abbiamo imparato in quest'altro esempio, cioè vado a traslare il quadrilatero affine, quello giallo, al fine di semplificare il meccanismo complessivo ed ottenere un esalatero. Va bene? Allora, andiamo ad operare questa traslazione e quindi porto E0 a coincidere con A0. In seguito a questa traslazione, naturalmente accade qualcosa di simile al punto M, al punto B e anche al punto F, perché tutto il quadrilatero, queste più o meno coincidono, tutto il quadrilatero viene rigidamente traslato. Quindi il link 0F si sposta e va a finire qui, quindi questo punto diventa l'F'. Il triangolo di biella del quadrilatero affine si sposta anch'esso, naturalmente, e otteniamo del quadrilatero affine, quindi praticamente se questo diventa F', questo è il punto M'. Punto M', allora mettiamo anche dei numeri qui, quindi questo è 2, 3, 4 per il quadrilatero di partenza, questo diventa il membro 8. Membro 8, quindi ci interessa questo perché noi abbiamo che l'omega 4 è uguale alla omega 8, anzi la omega 2
adesso lo verifichiamo, la omega 2 uguale a omega 6 è uguale alla omega 8. È più facile vederlo in questa figura. Abbiamo detto che la omega 2, questi sono paralleli, è uguale alla omega 6, questi sono paralleli, è uguale alla omega 8. Va bene? Quindi andiamo a considerare il quadrilatero affine sulla destra, perché mi interessa 8, perché 8 ha la stessa velocità angolare di 2. Quindi 8 e 2 vengono congiunti e posso fare questo perché hanno la stessa velocità angolare. E questa è la soluzione finale. Gli altri link li ho già eliminati e quindi qui praticamente rimane questa soluzione. In aggiunta al quadrilatero di partenza. Questo deriva dalla traslazione di questo quadrilatero affine, dall'aver aggiunto questa asta come vincolo ridondante e dall'aver eliminato questa. Ok? Questa viene eliminata in maniera analoga a quanto fatto prima. Complessivamente noi otteniamo un esalatero perché abbiamo i quattro link del quadrilatero di partenza e poi, usando la stessa simbologia se vogliamo, comunque 2, 2, 3, 4, questo è 5, queste 6, però sono i nuovi 5 e 6. Questo è il meccanismo finale che si ottiene dall'applicazione del teorema di Novak-Chernyshev. Ecco, per dare un maggiore senso pratico a questa cosa, in realtà questo è l'elemento traslante a cui sono attaccati questi denti, in questo modo, che come vi avevo preannunciato, questi sono, diciamo, gli elementi di carico. Questo è il telaio. Immaginate di avere un piano inclinato. Se voi avete una traiettoria di questo tipo, che viene percorsa in questo modo, cioè in senso antiorario, praticamente questi elementi fanno una cosa di questo genere e quindi fanno questa operazione di carico, in salita, operazione di carico di questo tipo. Ecco. Questa soluzione può essere ottenuta applicando, come visto, il teorema di Novak-Chernyshev, ripeto, dopo aver effettuato la sintesi cinematica del quadrilatero, perché ci serve la traiettoria utile per l'applicazione. Quanto abbiamo visto oggi è finalizzato alla generazione di un altro traslatore. E ripeto, in conclusione, si può fare applicando il teorema di Novak-Chernyshev, quindi utilizzando dei quadrilateri affini e poi esemplificando il meccanismo ottenuto, perché anche in questo caso abbiamo un esalatero, va bene, oppure utilizzare in questo caso un doppio parallelogramma articolato in combinazione con il quadrilatero.